Ragazzi miei, buongiorno. Allora, non ci facciamo troppe domande, non chiediamoci troppe informazioni dettagliate, ma questo che fine ha fatto? Allora, sono qui oggi, che è venerdì 19 gennaio, ecco, e torno a voi come avete potuto vedere con un tag, però. Ecco, per dircela proprio tutta, io sono sveglio da circa, penso, una ventina di minuti e sono le 9, insomma, e mezza. Ecco, mi sono svegliato tardi perché stamattina non avevo da lavorare in struttura, ma ho da fare delle cose qui a casa e quindi ne ho approfittato perché, insomma, mi sembrava il caso di fare questo tag di cui adesso vi spiegherò la storia, perché questo è un tag che ha anche una storia dietro, piccina ma molto caruccia. E nel frattempo, però, se mi consentite, diciamo, io farei anche il caffè. Ecco, ho già messo a fare, insomma, vedete, l'uovo. Perché la mia colazione salata non può aspettare. Tra un po' ho peso il pane e compagnia bella. Allora, qual è la storia di questo tag che si chiama Io e il teatro? È un tag che in giro non potete trovare, è vero? Perché è stato un regalo immenso. Ecco, questo a proposito, ricollegandomi al discorso fatto nell'altro video, questo a proposito delle meraviglie che possono nascere da YouTube, perché uno, insomma, un coraggioso, un ardimentoso insegnante del Nord Italia, il caro Massimo Basurto, che io saluto immensamente, a un certo punto di ottobre, perché io mi sono anche scritto la data su questo foglio, è precisamente il 19, ma guarda, il 19 di ottobre, queste sono cose. I numeri mi fanno schifo, ma quando ci sono delle coincidenze così so carine. 19 di ottobre mi scrisse un'email. E in questa mail lui mi diceva delle cose molto belle, perché Massimo è uno che ha sempre avuto per me delle parole molto carine, ma soprattutto mi faceva un regalo straordinario. Cioè lui mi ha regalato un tag. Lui mi ha detto: Luca, guarda, io ho pensato a queste domande da farti, non tanto, insomma, no? Come Luca risponde, ma proprio ti regalo questo tag. Cioè lui ha scritto questo tag e mi ha detto, secondo me lo potresti fare, lo dovresti fare, perché ci aiuterebbe a conoscerti meglio, a conoscere meglio appunto il mio rapporto con il teatro. Allora, siccome il teatro è abbastanza ricorrente in questo periodo della mia vita ed è stato il perno della mia esistenza dal 2000, mi verrebbe da dire dal 2000, insomma, cioè dalle scuole proprio fino al 2014, che è l'anno, diciamo, che io identifico come stacco tra la mia prima esistenza, che è stata totalmente dedicata al teatro, alla radio, eccetera, e questa seconda esistenza che è interamente dedicata alla disoccupazione, è bello che questo tag mi aiuti a recuperare i ricordi di quel periodo. Quindi Io e il teatro, sono 10 domande anche molto interessanti, e soprattutto è un grande regalo che mi è stato fatto. Per cui, caro Massimo, anche a distanza di, non so, insomma, mesi, ecco, fate voi il calcolo, vi prego. Novembre, dicembre, insomma, gennaio, sono già 3 o sono da considerarsi 2. Tanto lui insegna matematica, quindi sto calcolo se lo farà lui. Si parte con questo Io e il teatro. Però, faccio prima il caffè, ecco, e aspetto anche l'uovo. Voi non potete voi non potete capire che bello gironzolare nella cucina. Io amo profondamente le cucine. Chi è? Amo profondamente le cucine, mi fanno star bene. Ecco, allora sto per pesare il pane mattutino, che
che si aggira praticamente intorno, non intorno, cioè si aggira a so 30 grammi. Ecco ragazzi, proprio stamattina dice Luca: ti potevi almeno svegliare. Allora, il caffè è messo lì sul fuoco a fare. Io però parto con la prima domanda che mi dice: da quale autore ti faresti scrivere un monologo? Allora, io ho avuto la fortuna, se volete, ai tempi della mia attività teatrale, di lavorare con una regista e un'attrice che aveva un forte legame professionale e io credo proprio amicale, insomma, di amicizia con Dacia Maraini. E, insomma, per chi non conoscesse Dacia Maraini, perché non è che è obbligatorio che uno conosca tutti, è una scrittrice di cui io tra l'altro ho anche letto qualcosina, tra cui un romanzo giallo, che è una cosa un po' strana nella sua produzione letteraria, che si chiama, insomma, tuttora Voci, credo, o Voce, e insomma era interessante. Ecco, quindi se dovessi... Oddio buono, aspettate un attimo che qua... Se dovessi effettivamente scegliere da chi farmi, questo è l'uovo che adesso, da quale autore farmi scrivere un monologo, io credo che sceglierei uno scrittore. Ecco, credo che sceglierei uno scrittore. E quanti di voi sanno il mio amore spropositato nei suoi confronti, la mia voglia di incontrarlo e il fatto che ci passerei volentieri una sera a cena di quelle proprio chilometriche dove ci sono 3.000 portate e non si fa altro che chiacchierare, penso che mi farei scrivere un monologo da Aldo Busi. Ecco, sarebbe molto interessante portare in scena un monologo di Aldo Busi. Fermo restando che poi, insomma, me li scriverei da solo, ecco, perché le cose da dire ce le ho, non è che non ce le ho, però sapete, il punto di vista dell'altro, il diverso modo di scrivere, poi insomma, non è che se venisse Aldo Busi direi no, Aldo no, devo... Cioè, insomma, Aldo Busi, signori, è molta roba. Sceglierei lui. Sceglierei... Allora, questo sceglierei lui nasce dal fatto che stavo buttando l'occhio alla domanda numero due, stavo dicendo sceglierei lui. Quindi capite la mia mattinata com'è, ecco perché uno non fa video subito e tutti si acchittano e si preparano. Allora, domanda 2. Il regista al quale non diresti mai di no, se si cimentasse con la regia teatrale, io non potrei dir di no a Verdone. Ecco, per quanto ultimamente, scusate, mi porto proprio appresso a me. Per quanto ultimamente la sua produzione... ma non esce un Kaiser? Perché? La sua produzione, diciamo, cinematografica abbia effettivamente, insomma, come molti segnalano, una qualità inferiore. Lui è diventato forse un po' ripetitivo, non è proprio al massimo della sua forma. D'altra parte, gli anni passano per tutti, ragazzi, è difficile, non è che si può rimanere giovani per sempre. Però mi piacerebbe tanto, perché Verdone lo sento sotto alcuni punti di vista molto vicino a me. Altrimenti, ragazzi, se Verdone proprio non potesse dire no, sono impegnato, credo che punterei su Woody Allen, che sicuramente, al di là di ciò che sta accadendo in questo momento sulla sua figura, però artisticamente parlando, io lo sento molto vicino e l'ho sempre sentito molto, molto vicino. Tiro via il caffè. Allora, ho mangiato l'uovo, perché chiaramente volevo evitare, insomma, di mangiarvi in faccia, però c'ho ancora il caffè. Domanda numero 3. L'attore o l'attrice con cui ti piacerebbe volentieri lavorare? Allora, ragazzi, io amo, diciamo, una quantità di attori abbastanza limitata. Ecco, nel senso che è difficile che un attore... Sapete quando si fanno quelle cose del tipo... Che si trova l'attore della propria vita o l'attrice della propria vita e poi si fanno una serie di
Insomma, di se, quelle operazioni in cui si vedono tutti i suoi film, si sta un po' appresso anche il singhiozzo. Non ho mai avuto un attore, diciamo, di questo tipo, l'attore preferito, la cosa preferita. Però uno di quelli con cui mi piacerebbe lavorare in questo momento, col quale avrei, diciamo, secondo me anche un buon feeling proprio per come sono impostate le cose, in realtà non è un attore e quindi mi scuserà Massimo se disattendo un attimino la domanda, ma io farei uno spettacolo in scena, ci andrei con Bonolis. Perché secondo me Bonolis ha la capacità di fare sia da spalla che da, diciamo, perno principale, scambiandosi, insomma, io lo vedo anche sono molto teatrali le conduzioni di Bonolis. E quindi come si è cimentato, si cimentò nel cinema, mi pare che il film si chiamasse Commedia Sexy, era di qualche anno fa, io farei qualcosa con lui a teatro. Se vogliamo invece parlare di attori che sono riconosciuti come tali e che hanno fatto anche delle opere che sono non solo importanti in quanto opere, ma che per me rappresentano proprio un punto di vista importante in ambito teatrale, sicuramente direi Milva, che tra l'altro si è, diciamo, ritirata nel 2010-2011, adesso si sta parlando di darle un premio alla carriera durante lo svolgimento di Sanremo. Io non sono nessuno, chiaramente, però aderisco a questo appello, cioè diamolo un premio alla carriera a Milva, perché Milva ha rappresentato per la musica e per il teatro italiano, ma soprattutto per la teatralità, che è un livello ancora diverso, un livello ancora a sé stante, un punto di riferimento nel panorama italiano e anche nel panorama mondiale, per cui sicuramente lavorerei con Milva. L'attore o l'attrice del passato con cui avresti voluto lavorare? Domanda 4. Ragazzi, vi sparo. Andiamo sull'Italia, perché l'Italia secondo me ha avuto dei nomi anche molto importanti e mi dispiace che rientri in questa categoria perché ci ha lasciati troppo presto. Io avrei lavorato con Anna Marchesini. Avrei lavorato con Anna Marchesini e avrei anche solo detto: buonasera, la cena è pronta. Ecco, se in scena ci fosse stata lei a ricevere questa battuta e a dirmi: non so, vengo dopo. Ecco, capite? Sicuramente la Marchesini, che per me rimane un personaggio bello della cultura, dello spettacolo italiano e anche una persona che ha saputo fare del cambiamento fisico, della sua condizione fisica, anche un'arma in più. E prova ne è, insomma, la sua produzione letteraria, che secondo me è una produzione di tutto rispetto, per cui io direi Anna Marchesini. Domanda numero 5: attore o attrice che non sopporti o comunque con cui non lavoreresti mai? Posso fare un nome enorme attirandomi le ire degli esperti di teatro, eh? Carmelo Bene. Io non avrei mai lavorato con Carmelo Bene e non ho mai visto, chiaramente, insomma, adesso non c'è più da tanto tempo, ma non ho mai visto in lui quella genialità, riconosciuta invece dalla maggior parte del pubblico italiano. Esattamente come io non ho mai visto, ma questo è un discorso a parte, la lancio lì perché così qualcuno mi può dire ignorante, troglodita. Io non ho mai visto la genialità di cui tutti parlano in Pasolini, ad esempio, no? Poi su Pasolini ci si può parlare, ci si possono fare delle discussioni, magari sarebbe anche carino fare un video, motivare queste cose, eccetera. Però esattamente come non è, diciamo, questo il luogo, esattamente come io 5 minuti in lui non ho visto questa grandezza, allo stesso modo non avrei mai lavorato con Carmelo Bene. Domanda 6: cosa c'è nel tuo baule? Questa è bella. C'è una canzone bellissima di Francesco De Gregori che si chiama La valigia dell'attore. Nella valigia dell'attore ci sono i trucchi, le maschere,
Ma ci sono anche le speranze, ci sono i sogni, ci sono i progetti e c'è soprattutto la voglia di avere dalla propria parte un certo tipo di reazione del pubblico. Nel mio baule, fatto però anche delle esperienze passate, eccetera, ci sono io. Ecco, esattamente come da un punto di vista proprio di scrittura. Io ho molto amato nei monologhi che ho scritto e che poi sono andati in scena, nelle cose che ho interpretato, nel mio modo di interpretarle. Ho sempre amato il fatto che qualcosa di me, chiamatemi come volete, anche da grande egocentrico forse, trasparisse, no? È una cosa che mi ha sempre affascinato. Quindi, fondamentalmente, nel mio baule ci sono io, ci sono le persone che ho conosciuto, gli errori che ho fatto, gli applausi che ho preso, i complimenti ricevuti e anche tutte quelle critiche, tutti quei tentennamenti, insomma, che nel corso del tempo ci sono le mie speranze disattese, i miei sogni infranti, quelli che ho dovuto ricostruire a forza, quelli nuovi che mi sono dovuto inventare lungo il percorso, perché abbandonare nel 2014 l'idea del teatro come professione principale della propria esistenza mi ha formato. Adesso non so se formato, non lo so, sicuramente mi ha segnato. Ora in scena forse sarei molto diverso rispetto a quello che sono stato adesso non mi ricordo quando è stato il mio ultimo spettacolo, l'ultima volta che qualcuno se l'è sentita di portarmi in scena e di puntare, diciamo, sul cavallo imbizzarrito, perché poi io, con i miei problemi di memoria, la mia difficoltà di non cadere nell'improvvisazione, cioè non è stato mai facile lavorare con me in scena, però mi sono sempre divertito e ci siamo sempre tutti divertiti. Ecco, questa è stata la cosa principale. Quindi nel mio baule ci sono io, con i chili persi e non quelli di adesso, quelli persi nel corso della vita. Io sono 28 anni che prendo e perdo chili, insomma, e in quei chili, in quelle difficoltà, in quelle cose, c'è il mio essere al momento e il mio essere stato all'epoca. Quindi il mio baule sarebbe sostanzialmente quello. E poi credo che nel mio baule ci sia anche il profondo rispetto per il pubblico, che è una delle cose che non mi ha fatto lavorare a teatro. Vi dico questa perché stiamo chiacchierando di teatro ed è giusto dirla. Non tanto tempo fa io ho ricevuto una proposta da parte di una regista e anche una brava attrice con la quale io avevo lavorato in precedenza, che mi aveva chiesto di scrivere un testo basandomi su un'opera cinematografica. Non so quanti di voi l'avranno vista, ma era oddio, mi sfugge adesso il nome del film. Era oddio mio, l'ultimo la parola, ecco, scusa, chiedo scusa, La parola ai giurati. Non so se voi l'avete visto come film, ma era una rivisitazione in chiave contemporanea del film La parola ai giurati. C'era un tema femminista di fondo, c'era un omicidio, c'era tutto quello, diciamo, che faceva parte sia del film originario con il grande Henry Fonda. E tra l'altro, se non lo avete visto quel film, io ve lo consiglierei perché è molto carino. E insomma, per farvela breve, dopo aver scritto il copione, aver trovato un regista, eccetera, eccetera, mi è stato detto che il copione era troppo scritto. Che vuol dire troppo scritto? Vuol dire fondamentalmente che non si ha fiducia più nel pubblico, no? Quindi mi è stato detto: ma il pubblico vuole ridere, il pubblico vuole leggerezza, il pubblico dopo 2 o 3 minuti di prosopopea perde l'attenzione, dopo questo, dopo quello. Ecco, nel mio baule c'è invece il rispetto per il pubblico, che io ho sia a teatro, sia in questo mezzino piccolo che utilizziamo tra di noi, dove l'idea di base è dare alla gente video di qualche minuto e a me vengono fuori robe di mezz'ora. È la stessa identica cosa e non sono, diciamo, apprezzabili dal marketing, non sono premiati con i grandi numeri ed è la stessa cosa che accade a teatro. Quindi mi è stato detto: qui c'è troppa roba, parlano troppo questi personaggi, pensano troppo, interagiscono troppo, ci sono dialoghi troppo articolati, la gente non ti seguirà, non starà dietro, si annoierà.
Quindi da parte mia c'è un profondo rispetto per il pubblico che io credo ancora essere l'unico in grado di poter scegliere che cosa voler vedere, che cosa voler capire e per quanto tempo vuole prestare attenzione, senza che qualcuno dall'esterno dica prestano attenzione per 2 o 3 minuti, poi si perdono. No, non è precisamente così. Quindi c'è il rispetto per il pubblico che è la cosa principale. Allora saranno, non lo so, 30 minuti di video e passa. Domanda 7. Quali sono i tuoi personali personaggi in cerca d'autore? Massimo, sei stato veramente molto, molto carino. È un tag veramente bello. I miei personaggi in cerca d'autore sono i passanti. Quelli che ho visto salire sull'autobus, quelli con i quali ho interagito per qualche minuto, quelli ai quali ho dato informazioni, quelli che ho insomma, osservato attentamente perché mi piacevano, quelli di cui nel corso del tempo mi sono innamorato sul cambio di una metro all'altro. I miei personaggi in cerca d'autore sono i passanti che hanno popolato e popolano la mia giornata e che io trovo una miniera immensa di informazioni per un attore. Cioè basta guardare una persona per poter acquisire un nuovo modo di camminare in scena, di portare le mani, di starnutire, di rispondere al telefono, di alzare la voce, di scaccolarsi, qualunque cosa, la gente, le persone sono i miei personaggi in cerca d'autore. E io vorrei dare a loro un posto, vorrei dare a tutti un posto in qualcosa di scritto. E siccome questo non mi è possibile, e allora non scrivo niente. Insomma, questo è il succo. Domanda 8. Una proposta di lavoro che hai rifiutato e di cui ti sei successivamente pentito. Io non ho rifiutato tante offerte di lavoro, ne ho rifiutata una. In vita mia. Era un'opera teatrale, diciamo farsesca, una parodia sugli dei dell'Olimpo. Purtroppo, però, io non avevo la stessa, diciamo, lunghezza d'onda con la regista che all'epoca mi aveva contattato per fare questo tipo di lavoro, perché lei era un po' più sulle battute, diciamo da non so, oddio, mi manca l'aria. Metti le Geox, così respiri. Capite? Che tu. Eh? Allora lì sì che ti senti tu, Carmelo, bene, no? Dici, non lavorerò mai. Cioè, non era proprio. Non lo so, ragazzi. Io ho sempre accettato cose che in qualche modo mi riguardassero, che mi facessero divertire o che mi facessero anche essere altro da me, ma non proprio così tanto altro da me da farmi schifo da solo. Ecco, in quel caso probabilmente mi sarei fatto schifo da solo. E l'idea di propinare al pubblico una battuta. Vi giuro, questa delle Geox c'era davvero. Una battuta sulle Geox e sentire. Sentire magari qualcuno che ride, pensare che quel qualcuno che ride alla battuta delle Geox poi abbia come peso politico il mio stesso peso politico, il vostro stesso peso politico in una cabina elettorale, mi avrebbe fatto sentire non so come dire, ecco, uno squarau, non lo so, insomma. Quella l'ho rifiutata. Mi sono pentito perché? Perché questa regista lavora che è un piacere. Ecco, a proposito di regole del marketing, per cui ho detto di no a lei e quindi mi sono probabilmente precluso una successiva serie di spettacoli che forse avrebbero fatto andare diversamente la mia life. Bene, domanda 9, quindi la penultima. Quale Pierce teatrale ti ha particolarmente colpito o ti ha fatto esclamare: cavoli, avrei voluto scriverla io. Si tratta di Rumors, di come si chiamava lui? Simon. Adesso non mi ricordo se Neil Simon, Peter Simon. Insomma, Rumors è famosa come cosa. Adesso mi sfugge il nome dell'autore.
Rumors che io tra l'altro ho anche interpretato ed è stato l'ultimo spettacolo che io ho portato in scena. Era uno spettacolo rivisitato, era uno spettacolo completamente stravolto. Il mio personaggio, per esempio, nello spettacolo originario non c'era, è stato aggiunto, eccetera. È stato molto bello e mi sarebbe piaciuto scrivere quello perché io amo molto i testi corali, dove in scena sono presenti tanti personaggi, dove c'è una forte interazione, dove c'è un entri ed esci continuo, un cambio di attori sempre sulla scena, qualcuno che rientra, qualcuno che se ne va, qualcuno che ritorna, e poi è ambientato in una grande casa. E questo è ancora più bello perché nella grande casa sono tante come si dice, le dinamiche che possono crearsi, quindi sicuramente quella. 10, ultima domanda: su quale tematica scriveresti il tuo prossimo monologo? La scriverei, credo, sulla brutta piega sociale che stiamo vivendo in questo momento. E parlo di tanti episodi che mi fanno male, mi fanno tristezza. Non ultimo, l'avete visto, quello del ragazzo sulla metro, penso fosse la metro, insomma, di Londra, ragazzo italiano che a Londra gli è stato detto ciò che noi diciamo quotidianamente a chi sbarca qui, no? Cioè, tornate nel tuo paese, torna nella giungla. Quella è stata quasi una sorta di giustizia divina che ha scontato lui per tutti quanti, ecco. Parlerei della difficoltà che abbiamo ormai dell'immedesimarci nell'altra persona. Non dico empaticamente, ma almeno simpaticamente, ecco, almeno nel disperato tentativo di chiederci che cosa prova questo altro essere umano, perché non posso considerarlo vicino a me. In fin dei conti, i problemi umani sono tutti uguali. Non c'è qualche problema che non ci riguardi, anche se non viviamo in prima persona alcuni percorsi tortuosi, ma ciò non vuol dire che non ci riguardi, perché apparteniamo tutti allo stesso grande gruppo, che non è quello degli umani e non è quello degli animali, è quello degli esseri viventi, fossero pure le piante, no? E no, lo sono, ne fossero, sono. Quindi su questo, sulla difficoltà che abbiamo ormai di immedesimarci e sulla chiusura che ci sta sembrando la soluzione migliore a tutti i mali e invece ci porterà alla rovina, perché è solo aprendoci che possiamo far vedere quanto siamo belli e i fiori ne sanno qualcosa. Bene, allora, il video finisce qui. Saranno tanti minuti, ragazzi, potete saltarli tranquillamente, ma mi sembrava il caso, mi sembrava doveroso rendere onore. Dicevo, rendere onore al lavoro fatto da Massimo. Allora, nel frattempo, Massimo ha aperto anche un canale su YouTube, che proverò a recuperare, ve lo metto qui sotto, ma fondamentalmente, al di là di questo, io lo ringrazio perché è stato, io credo, estremamente gentile. È stato un regalo molto bello ed è stato molto bello poterne parlare. Non taggo nessuno perché non ho idea di chi faccia teatro tra quelli che mi guardano, ma se c'è qualcuno che fa teatro, considerati taggato. Quindi fammi il favore, fallo perché è bello e mi piacerebbe poi, insomma, stare a vedere tu che cosa dici e che cosa proponi. Ragazzi, io vi saluto perché per montarlo e pubblicarlo ci vorrà del tempo. Vi bacio, passate un buon weekend e noi cercheremo di vederci quanto prima. Va bene? Ciao a tutti!